crisi economiche, migratorie, crisi dei valori della convivenza civile, crisi della democrazia, viviamo in un tempo che è afflitto da numerose crisi. Nell'epoca della post-verità possiamo trovare delle risposte significative alle nostre paure nelle parole di un profeta vissuto 2600 anni fa come Geremia? La chiave interpretativa che Geremia ci offre credo sia ancora oggi molto valida e rilevante. È una chiave che ha diverse sfaccettature. La prima è questa: considerare con attenzione la centralità di Dio, la sua sovranità e anche la realtà del suo giudizio. Penso che il primo passo che Geremia ci invita a fare è quello di prendere in seria considerazione, no, la gravità del giudizio di Dio verso un'umanità, verso un popolo che si è dimenticato dell'integrità, della giustizia e dell'obbedienza al suo patto. Però a me pare che Geremia ci dia anche, ci apra anche altri scenari, e uno di questi è quello, come dire, è un invito ad evitare le soluzioni semplificate, no? Le riduzioni semplicistiche che in qualche modo evitano la complessità della vita, del vivere. Penso che Geremia ci inviti a prendere in considerazione seriamente la complessità di questo mondo e a vivere in tale complessità con l'integrità e con la giustizia che solo l'opera e la parola di Dio può offrire. Quindi mi pare estremamente rilevante anche in un'epoca in cui, diciamo così, la verità o la post-verità è molto più simile nell'approccio alle sabbie mobili che alle fondazioni solide. E poi a me pare che Geremia sia rilevante perché non chiude con una nota di disperazione. Mi pare che Geremia, malgrado come questo scenario a volte preoccupante, offra davvero un'ottica di speranza che riesce a rimotivare e riattivare gli uomini e le donne che ritornano a fidarsi di Dio e della sua parola.